Sul campo il Pescara dà segnali di risveglio dopo le vittorie con Grosseto e Pistoiese. Fuori dal campo resta la situazione di particolare fermento dopo le ultime vicende, dallo sfogo post-lucchese del presidente Sebastiani, che si è detto anche disposto a vendere le quote, alle sentenze del Tribunale sulla nullità dei bilanci del 2015 e del 2017. E sul tavolo del massimo dirigente biancazzurro, che ha più volte ribadito di essere alla ricerca di un acquirente serio, è arrivata una prima manifestazione di interesse da un gruppo di imprenditori italiani che hanno già fatto calcio in Italia ad alti livelli e che nel calcio vogliono rientrare. Pescara è una piazza da questo punto di vista appetibile. Portavoce di questi imprenditori è il manager sportivo pescarese Marco Mattioli, già responsabile delle relazioni internazionali del Chievo e brand international manager della Feralpi Salò, intervenuto ieri sera a Replay. All'esito della dichiarazione del presidente dopo la partita in casa, non mi ricordo quella lucchese, sì, esattamente, che lui aveva un po' esternato questa volontà di cedere la squadra, insomma, sono stato un po' contattato da alcuni amici che ormai, insomma, frequentando il mondo del calcio da oltre 20 anni conosco e mi hanno insomma solleticato l'idea di verificare questa volontà del presidente effettivamente di cedere la proprietà. E l'ho incontrato, perché poi le cose mi piace vedermele di persona, l'ho incontrato, lui in maniera molto coerente mi ha ribadito questa volontà di cessione. Poi ecco, la circostanza si è fermata lì, perché poi chiaramente ogni cosa deve avere il suo decorso, e quindi è chiaro che il mio ruolo in questo momento qui è stato solo quello di verificare effettivamente Che gruppo rappresenti? Ma in questo momento non parliamo ancora di rappresentanza, diciamo che sono in contatto con delle persone chiaramente non locali, ma parliamo di uomini di calcio da parecchi anni, che comunque sono fuori dalla nostra regione e che comunque sono interessate all'acquisto di società, operano in questo ambiente e stanno attualmente anche trattando l'acquisizione di altri compagini, quindi sicuramente l'interesse sicuramente c'è. Poi è chiaro che la realtà di Pescara è una realtà particolare, perché parliamo anche della società che comunque è un po' un unicum, perché è molto strutturata a livello patrimoniale, ha delle proprietà immobiliari importanti, quindi bisogna avere anche un acquirente, un potenziale acquirente che sia nella condizione di poter fare un investimento non diciamo così consueto, perché chi va di solito attualmente il mercato, chi va ad acquistare una società di calcio, poi le infrastrutture e quant'altro se le costruisce da solo, quindi ecco, ci sono delle peculiarità che debbono essere affrontate.